Ok, le conseguenze economiche di tutto quello che sta accadendo. Ma vi rendete conto, ragazzi, di cosa sta creando la politica italiana e l'informazione italiana su sto benedetto o maledetto virus? Vi rendete conto di cosa sta creando l'informazione ai politici in Italia sull'economia italiana? È scoppiata e sembra non finire una bolla mediatica enorme che porterà dei danni economici che rispetto alle previsioni che ho fatto un anno fa, mesi fa, sulla recessione economica in Italia sembrano oro le mie affermazioni di qualche mese fa. Ma sapete come potrà finire? Che dato che i nodi dell'economia malata vengono sempre al pettine e dato che nessuno vuol vedere come si può modificare questo sistema economico, fiscale e finanziario suicida. Potrebbe accadere che quando ci risveglieremo tutti da questo sogno, da questo film, e capiremo cosa e quali sono state le conseguenze a livello economico, di come sarà ridotta l'economia italiana e non solo per il coronavirus. Beh, la reazione potrebbe essere quella di cercare un capo espiatorio colpevole di non saper leggere la storia attuale malata di questa economia, di questa finanza. E allora la colpa di chi sarà? Sarà del coronavirus. Mi inizia a sorgere il sospetto e credo, confermatemelo, commentatemelo qui sotto, credo anche a qualcuno di voi, che la colpa sarà scaricata sul coronavirus. Ora però lasciamo perdere un attimo da parte il fatto che questi giornali, le telefinzioni, i politici avrebbero dovuto occupare parte di tutti gli spazi in cui hanno parlato di sto virus per capire, approfondire la storiella del proviene dal pipistrello e dal pesce nel mercato di Wuhan. Avrebbero dovuto fare quello che di norma sanno fare bene, no? Costruire un film sulla base di un omicidio. Non so se vi siete mai resi conto. E ci sono telegiornali che seguono casi di omicidio di una persona anche per mesi. Ecco, avrebbero dovuto capire per mesi che cos'è questo laboratorio, chi ha creato questo laboratorio, cosa si svolgeva veramente all'interno di quel laboratorio, quali sono i dati che professori di università degli Stati Uniti, che giornali riconosciuti a livello internazionale ci dicono su questo laboratorio. Avrebbero dovuto capire che cazzo è sto coronavirus prima di fare 8.000 tamponi e scoprire che solo 320 sono contagiati e gli 11 che sono morti, bla bla bla, insomma tutto quello che voi sapete. Prima di capire che cosa fare, tu devi capire di che cazzo stiamo parlando realmente. Tant'è che in questi giorni si stanno contraddicendo tra di loro. Non si capisce un cazzo, uno ne dice una, uno ne dice un'altra. Si straparla e si straparla anche tra medici. Si contraddicono. Ma lasciamo perdere, perché in questo canale non si tratta. Non trattiamo queste informazioni, trattiamo il virus, in questo caso, a livello di contagio economico e le ricadute sulle aziende, sulle famiglie, sulle persone fisiche reale. Detto ciò, però, una parentesi la dobbiamo fare. Vai ad approfondire, perché finché loro non ti diranno mai nulla sulla verità, sei tu che sulla base di dati oggettivi che devi riscontrare, non che devi ripetere a pappardella, devi capire, leggere, studiare su dati oggettivi che puoi trovare sul web, fatti un'idea, perché solo l'informazione può abbassare il livello di paura e innalzare il livello di consapevolezza. Detto ciò, chiudiamo la parentesi e torniamo al dunque. Si rendono conto? Sì, signori, di cosa stanno creando all'economia italiana? La borsa italiana ha bruciato in un giorno 30 miliardi di euro. L'immagine dell'Italia è completamente distrutta. E quando un turista viene qui in Italia, che debba andare a Roma, che debba andare in Molise, in Basilicata, Puglia o Sicilia, non fa distinzione tra Piemonte, la Romagna, il mare Ligure, dice in Italia io non ci vado. Il turismo italiano, apro e chiudo parentesi, rappresenta il 13% del PIL italiano. L'Italia conta 2 milioni di addetti nel settore del turismo. Hanno distrutto l'immagine dell'Italia in meno di 4 giorni, ragazzi. Ma non parlo solo di turismo, parlo del settore della logistica, delle spedizioni, delle automobili. È tutto bloccato, è tutto bloccato.
E se continuano così, la situazione va a peggiorare. È l'indotto, si dice, cioè tutto ciò che circonda questi settori. Ma la vita quotidiana è condizionata. Sembrano le prove generali nella limitazione della libertà. Stanno facendo le prove generali con il raffreddore. Eh già, sì, di un raffreddore stiamo parlando, di un'influenza. E devi sapere che ad oggi, il coronavirus fa morti pari a circa un trentesimo del totale dei morti che l'influenza combina, fa, crea negli Stati Uniti. Un trentesimo. Attualmente ci sono più morti suicidi per debiti con banche e fisco in Italia, di cui nessuno ne parla perché non fanno notizia, non devono far notizia rispetto ai morti da coronavirus. Attenzione, ogni morto è un dramma, sia chiara sta cosa qui. Ma per questa roba qui dobbiamo creare una situazione economica devastante in Italia che siamo già messi a pecora. Era il momento di creare una bolla mediatica senza essere consapevoli. Cioè, questi sono non lo so come devo definirli. Cioè, nel senso, mi vengono solo parolacce ed è meglio che io non le esprima, credo. Poi magari la situazione degenera e spero che allora qualcuno vada a vedere che cazzo è veramente sto coronavirus, perché se devono continuare veramente a raccontarci la storiella del pipistrello e del banchetto del pesce di Wuhan, cioè voglio dire, anche la casalinga di Canicattì, con tutto rispetto, sicuramente deve avere la casalinga di Canicattì, cioè capite ragazzi, tutti hanno capito che c'è qualcosa che puzza. Sarà il pesce di Wuhan, ma c'è qualcosa che puzza. Ebbene, se anche tu con sta puzza sotto il naso, quello che l'invito è di andare a approfondire sul web, riscontrare le balle dalle verità scomode, per identificarle, ma le verità già ci sono. Non ne parlo, ripeto, all'interno di questo canale, perché qui le diciamo pesanti, ma le diciamo attenendoci ai temi che tratto all'interno di questo canale, cioè i temi economici. Ma torniamo ancora una volta all'aspetto economico. La produzione, dicevo, le attività lavorative, non solo nelle zone che loro chiamano zone rosse, sono completamente ferme, in panico totale, un panico mentale. Gite scolastiche annullate, lo sapete, no? Convention, fiere, cancellazioni a destra e manca di viaggio, di lavoro, di business, di svago, scuole, università, con tutto quello che c'è dietro, cioè il cosiddetto indotto, le aziende che lavorano dietro a sta roba qui. Hanno bloccato le scuole in quattro regioni. Non capisco, comunque ne commenteremo perché sono queste le ore in cui sta per passare un decreto proprio sulle misure economiche e mi auguro che riguardino tutto il Nord Italia e poi si estendano a tutta Italia. Per bloccare cosa? È emergenza nazionale? Si parla di sanità? Bene, moratoria su tutti i mutui, perlomeno sulla parte capitale dei mutui. Andrà in culo alle banche, andrà in culo alle banche, ma bisogna farla. Stop al pagamento degli F24, delle tasse. Non lo farete, lo so che non lo farete, ma questo andrebbe fatto se siamo in emergenza nazionale. Se no, altrimenti state montando una favoletta. Attenzione, ragazzi, perché la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna rappresentano il 50% del PIL italiano. Ora, capisco, fare previsioni attualmente di fronte a questo disastro è impossibile, ma quello che non possiamo che affermare è che sarà un disastro. Se contiamo l'incertezza, la paura e il panico che c'è in circolazione adesso e l'incidenza che questi elementi avranno sull'economia recessiva, perché sono questi gli elementi, altro che i dati scientifici, cioè i sentimenti e i bisogni delle persone incidono sull'economia di un paese, perché l'economia non è una scienza perfetta, ve lo ripeto in più video, ma lo ripeto ancora fino a stancarmi, non è una scienza perfetta. Se poi il virus continuerà ad aumentare in Europa e allora magari la situazione diventerà drammatica, allora andrebbe raccontata in maniera drammatica, anche se, ripeto, sono dell'opinione che andrebbero analizzate a fondo le situazioni, quindi comunque andrebbe approfondita in maniera drammatica, non questa situazione, ma se sarà drammatica, la racconti drammatica. Beh, allora, ragazzi, bisogna prepararsi al peggio. Bisogna prepararsi al peggio sul tuo posto di lavoro, sulla tua azienda,
sulle ripercussioni a livello statale che poi ricadono sulle imprese e sulle aziende. E ovviamente all'interno di questo canale ne abbiamo parlato più e più volte perché facciamo analisi e proponiamo soluzioni. Niente, ragazzi, fatemi sapere di cosa ne pensate di questa situazione assurda. Aspetto i vostri commenti qui in basso, ormai siete diventati tanti, quindi non riesco più neanche a commentare, li leggo, non tutti, ma li leggo, ne leggo abbastanza. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.